Ciao a tutti dai Salvapelle. La Lancia Beta Monte Carlo è pronta, il lavoro è finito. Un lavoro che ci ha impegnato per diversi giorni, fra noi il tappezziere, è stato completamente rivoluzionato l'interno, è stato proprio stravolto se ricordate i video precedenti. Adesso vi faccio vedere meglio tutto quello che è stata la lavorazione, il risultato di questa lavorazione. Un attimo di pazienza che accendiamo una luce. Così tutto sarà molto più chiaro e vi spiegherò meglio poi i dettagli. Abbiate pazienza. Ecco, e luce fu. Se vi ricordate, gli interni erano in vinile, in marrone. È stato completamente rifatto il colore interno dei pannelli porta, dei cruscotti, tunnel centrale e paratia posteriore. I sedili sono stati rifoderati in pelle, non in finta pelle, dal tappezziere, tra l'altro un ottimo lavoro. Tutto il resto, che è in vinile, in originale, è stato smontato completamente e riverniciato di questo colore. Sicuramente l'abbinamento cromatico è nettamente meglio di prima. Anche perché abbinato al rosso della carrozzeria voleva ottenere un effetto Ferrari praticamente, e così è stato. Tutta un'altra cosa, l'impatto visivo è nettamente più gradevole. Sicuramente il proprietario, che tra l'altro ha fatto un passaggio nei giorni scorsi durante le fasi di montaggio, ha già avuto una piccola anteprima di quello che è il risultato, ma oggi pomeriggio alla consegna vedrà esattamente proprio la macchina nell'insieme completo, e sicuramente, da quello che abbiamo capito dalle sue prime impressioni, ne sarà molto contento. Bene, è stato un lavoro impegnativo, di soddisfazione. Ci siamo permessi di non avere fretta in questo lavoro, perché sono cose che vanno fatte con molta calma per non fare degli sbagli poi dopo, che sono poi irrimediabili, anche perché smontare questi materiali che hanno più di 40 anni c'è sempre il rischio che qualcosa si sbricioli e ti resti in mano. Anche il volante è stato restaurato, mi stavo dimenticando che è stata la cosa più facile, di conseguenza l'avevo messo un po' da parte, però anche il volante è tornato molto molto bello e sta molto bene adesso tutto l'insieme. Bene, questa è la nostra lavorazione di fine 2019, inizio 2020. E ne seguiranno ancora tante, ne abbiamo tante in cantiere che faremo nei prossimi mesi. Un saluto a tutti dai Salvapelle e alla prossima.